Per fortuna la zona non è particolarmente ampia, perché proveniente dal mare la tromba d'aria ha lambito l'isola. E, come dicevo poco fa, se fosse arrivata al centro abitato avremmo avuto un bilancio diverso. Quello che abbiamo subito è comunque un bilancio grave, due vittime, i feriti, al di là naturalmente dei danni ai quali si pone sempre rimedio. Alla sanità, a Razza, col capo della protezione civile, andremo a visitare in ospedale. Stava completamente diversa la casa, non era così. Ma la Sicilia, come buona parte del meridione, è molto vulnerabile alle calamità. Sono calamità naturali, ma sono anche calamità antropiche, determinate cioè a volte dall'intervento scorretto e sbagliato dell'uomo. In questo caso non possiamo che restare disarmati perché la tromba d'aria per sua natura, come dicono gli esperti, non è prevedibile. Ma dovremmo essere molto più attenti a rileggere il territorio, questo lo stiamo già facendo, soprattutto dal punto di vista del dissesto idrogeologico. Naturalmente non parlo soltanto di Pantelleria, perché occorre intervenire in sede preventiva laddove è possibile farlo. Il cambiamento climatico impone ai governi regionali e al governo centrale una nuova filosofia, un nuovo approccio sul territorio. Nei prossimi giorni dichiareremo come governo lo stato di emergenza e quindi chiederemo a Roma di riconoscere la calamità con tutto quello che potrebbe seguirne anche in termini di interventi finanziari. Utilizzare le macchine come se fossero foglie diventa davvero un fenomeno che invita tutti a riflettere. Io ho ascoltato bene le parole del Presidente. Lui dice che bisogna agire preventivamente ove possibile. E allora o si prende atto che Pantelleria, come isola minore, è una realtà distante dalla Sicilia e ha bisogno di un ospedale, anche per questo tipo di emergenze, oppure rimane tutta come lui diceva prima, bisogna cambiare filosofia, ecco appunto, altrimenti rimane solo filosofia.